Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta al forno con ragù di pomodori freschi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pomodori piccadilli tagliati in quarti, carne tritata di vitello, pisellini, vino bianco, carote, sedano, scalogno, olio evo, pasta, fior di latte, parmigiano, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano ed azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere la carota, il sedano e lo scalogno ed azioniamo il bimby per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungere la carne ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere i pisellini. Il vino bianco ed azioniamo il bimby per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft senza misurino. Aggiungere i pomodorini. Il sale, il pepe e cuocere per 25 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. La salsa è cotta, condiamo la pasta in una ciotola capiente. In una pirofila unta con olio, facciamo un primo strato di pasta. Spolverizzare con il parmigiano grattugiato. E mettere il fior di latte. Completare con la pasta. Mettere il fior di latte. Spolverizzare con il parmigiano grattugiato. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti circa. La pasta è cotta, servire.
Pasta al forno con ragù di pomodori freschi. Grazie e alla prossima ricetta!